Il movimento e la sua funzione nell'educazione. Il movimento è la conclusione e lo scopo del sistema nervoso. Senza il movimento non può esistere l'individuo. Il sistema nervoso, col cervello, i sensi, i nervi e i muscoli, pone l'uomo in rapporto col mondo, diversamente dagli altri apparati dell'organismo che sono esclusivamente al servizio dell'individuo fisico e allora sono chiamati organi della vita vegetativa. Il sistema vegetativo serve all'uomo per depurare il proprio organismo e mantenersi in salute, ma il sistema nervoso ha un fine più alto che non una semplice azione depurativa e tonificante della mente. Il comportamento degli animali non mira semplicemente alla bellezza e alla grazia dei movimenti ma ha uno scopo più elevato, quello di collaborare all'economia universale della natura. E così anche l'uomo ha uno scopo, che non è quello di essere più puro e più fine degli altri animali, ma quello di usare le sue ricchezze spirituali al servizio degli altri. Le sue facoltà devono realizzarsi e così completare il ciclo del rapporto questo punto di vista deve essere tenuto presente non solo nella pratica della vita, ma anche nell'educazione. Se noi abbiamo un cervello, sensi e organi di movimento, tutto questo deve essere tenuto in funzione e se non si tiene ogni parte in esercizio non possiamo neppure essere sicuri di comprenderli. Il movimento è l'ultima parte che viene a completare il ciclo del pensiero e l'elevatezza spirituale si raggiunge con l'azione o con il lavoro. La gente di solito pensa che si debbano usare i muscoli per mantenersi in buona salute e così per farne un po' di moto si gioca al tennis o si fa una camminata per digerire meglio e dormire più tranquilli. Questo errore si è insinuato anche nelle teorie educative ed è cosa veramente assurda, come lo sarebbe il ridurre un principe a fare il servo di un pastore. Il sistema muscolare, principe dell'organismo, è diventato una manovella da girare per un miglior funzionamento del sistema vegetativo. Questo è un grave errore: la vita fisica è interamente separata dalla vita mentale ed è necessario introdurre il gioco nei programmi scolastici, perché il bambino possa svilupparsi tanto fisicamente che mentalmente. È vero che la vita mentale non ha nulla a che fare con i passatempi fisici, ma noi non possiamo separare ciò che natura ha unito. Considerando la vita fisica da una parte e quella mentale dall'altra, noi spezziamo il ciclo del rapporto e le azioni dell'uomo restano generalmente separate dal cervello. L'uomo impegna tutta la sua attività a mangiare e respirare, mentre il movimento dovrebbe servire alla totalità della vita e all'economia spirituale del mondo. È di importanza fondamentale che le azioni dell'uomo siano collegate col centro, il cervello, e messe al posto adatto. La mente e il movimento sono le due parti di un unico ciclo e il movimento è l'espressione superiore altrimenti l'uomo si sviluppa come una massa di muscoli senza cervello. C'è qualche cosa che non funziona, come quando un osso rotto paralizza l'arto. Il nostro nuovo metodo educativo si basa essenzialmente sulla constatazione che lo sviluppo mentale è connesso al movimento e da esso dipende. Senza movimento non vi è progresso né salute mentale. Questa verità non richiede dimostrazione o documentazione formale. Basta osservare la natura e i suoi fenomeni, e specialmente seguire lo sviluppo del bambino. L'osservazione scientifica dimostra che l'intelligenza si sviluppa col movimento. Esperimenti eseguiti in tutti i paesi del mondo hanno confermato che il movimento aiuta lo sviluppo psichico e che questo sviluppo si esprime a sua volta in altro movimento. Si stabilisce così un ciclo che deve essere completato perché mente e movimento appartengono alla stessa unità. Anche i sensi vi contribuiscono. Ogni deficienza sensoriale diminuisce l'intelligenza del fanciullo. È logico che il movimento debba essere un'espressione più alta della psiche perché i muscoli che dipendono dal cervello sono chiamati muscoli volontari in quanto sono mossi dalla volontà dell'individuo e la volontà è appunto l'energia primaria senza la quale la vita psichica non può esistere. I muscoli costituiscono la parte maggiore del corpo e gli danno forma, sono molto numerosi e ve ne sono di delicati e di massicci, di corti e di lunghi e hanno funzioni diverse. Il sistema muscolare presenta una singolare caratteristica se un muscolo funziona in una determinata direzione, un altro funziona sempre nella direzione opposta, e l'esattezza del movimento dipende proprio da questa contrapposizione. L'individuo non è consapevole, ma questo è il modo con cui il movimento avviene. Agli animali, la perfezione del movimento è data dalla natura. La grazia della tigre o dello scoiattolo è dovuta a un ricco e complesso sistema di muscoli oppositori, che entrano in gioco per ottenere quell'armonia. Nell'uomo questo meccanismo non esiste alla nascita, deve essere creato e questo avviene attraverso le esperienze pratiche dell'ambiente. Non si tratta tanto di un esercizio di movimento, quanto piuttosto di coordinazione. Questa coordinazione non è prestabilita per il neonato umano, ma deve essere creata e perfezionata attraverso la psiche. Ma l'uomo ha la facoltà di poter compiere tutti i movimenti, estendendoli al di là di quanto possa fare qualsiasi animale, anzi appropriandosi alcuni di essi. Possiede un'abilità universale nell'azione, ma solo a condizione di costruire prima se stesso creando all'inizio per un impulso subconscio, poi ripetendo volontariamente gli esercizi necessari per la coordinazione. Ricco di facoltà potenziali, egli sceglie di questa ricchezza la parte che vuole usare. Un ginnasta non è dotato di uno speciale apparato muscolare che lo aiuti, né un danzatore nasce con muscoli specificamente raffinati per la danza. Entrambi sviluppano i loro mezzi con la volontà. Così nulla è prestabilito, ma tutto è possibile, sotto la direzione della volontà, e gli uomini non fanno tutti le stesse cose, come gli animali della medesima specie. Ogni uomo ha la sua via da seguire, e il lavoro è la principale espressione della sua vita psichica. Quelli che non lavorano corrono veramente pericolo di atrofia spirituale. Benché i muscoli siano troppo numerosi per essere esercitati tutti, ve tuttavia un certo numero sotto il quale non si deve scendere per non mettere in pericolo la psiche. Il riconoscimento di questo fatto ha spinto gli educatori a introdurre la ginnastica nelle scuole, perché troppi muscoli erano lasciati inattivi. La vita psichica deve usare parecchi muscoli, ma lo scopo di quest'uso non dovrebbe essere primariamente utilitario, come avviene in alcune forme di educazione moderna cosiddetta tecnica. Il vero scopo è che l'uomo possa sviluppare la coordinazione di movimenti necessaria per arricchire il lato pratico della sua vita psichica. Altrimenti il cervello deve sviluppare una serie di movimenti staccati dalla direzione psichica centrale, e questo porta nel mondo rivoluzioni e disastri. Nel complesso quadro di una vita umana non viene in prima linea il lavoro, ma l'autoperfezionamento, l'autorealizzazione attraverso il lavoro. In realtà, questa centralizzazione ottenuta attraverso il movimento deve necessariamente espandersi e non vi sono limiti alla sua espansione. Mentre in tutti gli altri animali i quattro arti si sviluppano simultaneamente come attività motoria, solo nell'uomo la funzione delle gambe è nettamente diversa da quella delle braccia e gli arti hanno uno sviluppo differenziato. Si deve notare che la capacità di camminare e di tenersi in equilibrio è fissa in tutti gli uomini e si può chiamare un fatto biologico. Tutti gli uomini compiono gli stessi gesti coi piedi, ma non con le mani, della cui attività nessuno conosce i limiti. Benché dunque la funzione dei piedi sia biologica è seguita da uno sviluppo interno del cervello, col risultato che l'uomo cammina con due sole gambe, mentre gli altri mammiferi ne usano quattro. Una volta che ha imparato a camminare su due gambe, egli mantiene la stazione eretta che tuttavia è stata per l'umanità un'impresa difficile, una vera conquista, per cui è stato necessario poggiare sul terreno l'intero piede e non solo le dita, come fanno gli altri animali. Evidentemente la mano manca di una tale guida biologica, poiché le sue azioni non sono prestabilite. Tuttavia ha un legame psichico e dipende per il suo sviluppo non solo dalla psiche del singolo individuo ma dalla vita psichica delle diverse epoche cronologiche e dei diversi gruppi razziali. È caratteristica dell'uomo pensare ed agire con le sue mani e fin dai più antichi tempi egli ha lasciato dietro di sé tracce del suo lavoro, rozzo o raffinato, secondo il tipo di civiltà. Guardando nelle tenebre dei millenni di cui neppure le ossa sono rimaste, noi possiamo trarre qualche notizia sugli uomini e sulla loro cultura dalle loro opere d'arte. Una civiltà basata sulla forza ha lasciato dietro di sé colossali masse di pietra che destano la nostra meraviglia, mentre un'altra rivela forme più raffinate. La mano ha seguito l'intelligenza, lo spirito e le emozioni. E l'uomo nelle sue migrazioni si è lasciato dietro le tracce del suo lavoro. Tutti i mutamenti avvenuti nell'ambiente umano, a parte il punto di vista psicologico, sono stati fatti dalla mano dell'uomo. La civiltà è stata costruita proprio perché le mani hanno accompagnato l'intelligenza. Ebbene a ragione si può dire che la mano è l'organo di questo immenso tesoro dato all'uomo. Incidentalmente, l'antica arte della chiromanzia è basata sul riconoscimento della mano come organo psichico. I suoi esperti affermano che tutta la storia di un uomo è scritta sul palmo della sua mano. Perciò lo studio dello sviluppo psichico del bambino dovrebbe essere strettamente collegato allo studio dello sviluppo della sua mano. Certo l'intelligenza può raggiungere un certo livello senza l'uso della mano, ma con essa si raggiunge un livello ancora più alto e il bambino che ha usato le sue mani ha sempre un carattere più equilibrato. Se per forza di cose non può usare le mani, si riscontra in lui un carattere di tipo inferiore, incapace di obbedienza o di iniziativa, pigro e triste. Mentre il bambino che può lavorare con le mani, mostra fermezza di carattere. Un aspetto interessante della civiltà egiziana nel periodo in cui il lavoro manuale ha dato le opere più splendide nel campo dell'arte, della forza e della religione è che l'elogio più alto tributato ai defunti nelle iscrizioni tombali era quello di essere stato un uomo di carattere. Gli studi linguistici hanno rivelato che il linguaggio è soprattutto legato all'udito. Allo stesso modo si è scoperto che lo sviluppo del movimento è connesso con la vista. Il primo passo del movimento è quello dell'afferrare o prensione. Non appena la mano afferra qualche cosa, si desta la coscienza del gesto e si sviluppa l'apprensione, ossia ciò che prima era istintivo diviene movimento cosciente. A sei mesi questo movimento è pienamente intenzionale. A dieci mesi l'osservazione dell'ambiente ha destato l'interesse del bambino, che ora desidera afferrare tutto ciò che vede. L'apprensione è accompagnata dal desiderio. Il piccino comincia ad esercitare la mano cambiando posto agli oggetti che vede intorno a sé, aprendo e chiudendo le porte, tirando fuori i cassetti, mettendo tappi alle bottiglie e così via. Mediante questi esercizi, acquista abilità. In questo periodo, per quel che riguarda gli altri arti, non sono entrate in gioco né l'intelligenza né la coscienza, benché si verifichi un rapido sviluppo del cervelletto, il centro direttivo dell'equilibrio. L'ambiente non ha nulla a che fare con tutto ciò. Il cervelletto ordina e il bambino, con un certo sforzo e con qualche aiuto esterno, si pone seduto e poi si rizza in piedi da solo. Dapprima il piccino si pone carponi e cammina a quattro zampe, e se in questo periodo un adulto gli offre l'aiuto di due dita a cui afferrarsi, egli muoverà i piedi uno davanti all'altro, rizzandosi sulle sole punte. Quando finalmente impara a stare erritto da solo, appoggia a terra tutto il piede e cammina tenendosi alla gonna della madre. Ben presto saprà camminare da solo e godere di questa nuova indipendenza. Ora, se l'adulto continua ad aiutarlo, non sarà altro che un ostacolo al suo sviluppo. Noi non dobbiamo aiutare il bambino a camminare e se la sua mano vuole lavorare, Dobbiamo offrirgli degli incentivi all'attività manuale e lasciarlo avanzare verso sempre maggiori conquiste della sua indipendenza. Un fattore importante, e chiaramente visibile, all'età di un anno e mezzo è la forza delle mani e dei piedi, e di conseguenza il bambino, in tutto ciò che fa, prova l'impulso ad impiegare il massimo sforzo. L'equilibrio e l'uso delle mani si sono finora sviluppati separatamente, ora procedono paralleli e il bambino ama camminare reggendo oggetti pesanti, spesso sproporzionati alla sua statura. La mano che ha imparato ad afferrare deve esercitarsi trasportando pesi, così si vedono frequentemente bambini di quell'età camminare per esempio con una grossa brocca d'acqua, a passi lenti e cauti, per non perdere l'equilibrio. Si nota persino una certa tendenza a sfidare la legge di gravità. Non contento di camminare, il bambino deve arrampicarsi, afferrandosi a qualche appiglio e tirandosi su. Subito dopo si passa al periodo imitativo, quando il bambino, ormai libero di agire, vorrà fare anche lui le cose che fanno gli adulti. Così ci appare la logica dello sviluppo naturale. Da prima il bambino prepara i suoi strumenti, ossia le mani e i piedi, poi acquista forza con l'esercizio e infine comincia ad osservare cosa fanno gli altri e si pone al lavoro per imitazione, preparandosi per la vita e la libertà. In questo periodo della sua attività il bambino è un gran camminatore, ha bisogno di lunghe passeggiate. E gli adulti insistono a portarlo in braccio o a metterlo nella carrozzella, sicché sì il povero piccino può camminare soltanto con la fantasia. Non può camminare, qualcuno lo porta, non può lavorare, qualcuno fa tutto per lui. Sulle soglie della vita, noi adulti gli diamo un complesso di inferiorità.